Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Prima di tutto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma bando alle ciance, oggi parleremo di SpaceX e in 5 minuti spiegheremo il Falcon 9. Oggi siamo con Andrea D'Urso, divulgatore per quanto riguarda il mondo di SpaceX e autore di Astrospace. Ciao a tutti agli amici di Lega Nerd. Bene, benvenuto. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Dato che è andato un po' alla ribalta, grazie appunto ai media e alla straordinarietà dell'evento, parliamo del Falcon 9 e ovviamente delle particolarità e curiosità inserite appunto nel mondo di questo razzo e di Elon Musk, ecco. Sì, allora, il Falcon 9, o come lo chiamiamo noi in Italia, il Falcon 9, è un razzo molto particolare in quanto è diventato famoso proprio perché è il primo booster riutilizzabile nella storia. Per la prima volta è stato riutilizzato anche per trasportare astronauti e non solo del carico in orbita. Quindi SpaceX è riuscita a dimostrare che i razzi non sono solo riutilizzabili, ma anche affidabili. E oltre a questo, una piccola chicca che apprezzeranno tutti i nerd: il Musk ha deciso di chiamare il suo razzo Falcon 9, 9 perché è spinto da 9 motori chiamati Merlin, alimentati a ossigeno e cherosene. Ma Falcon deriva proprio dallo storico Millennium Falcon che penso tutti conoscano. E SpaceX comunque ha sviluppato questo razzo nel corso degli anni, adotta un metodo di sviluppo che è molto diverso da quello delle aziende aerospaziali, possiamo chiamarle classiche o storiche, come ha fatto la NASA. Durante il corso dei diversi lanci effettua delle modifiche, prova a sperimentare delle soluzioni differenti. E quindi nel corso degli anni abbiamo visto che questo tipo di razzo è stato cambiato molte volte. Siamo giunti ora con l'ultima versione, che è definita Falcon 9 Block 5, in quanto è l'ultima versione ed è quella che può essere riutilizzata fino, abbiamo visto, a 10 volte con l'ultimo lancio. Per arrivare alla riutilizzabilità, SpaceX ha dovuto sviluppare anche diverse componenti per poter recuperare i propri razzi. Inizialmente questi vettori avevano ad esempio delle griglie che servono per stabilizzare il volo una volta entrati in atmosfera, che erano realizzate in alluminio, solamente che queste erano una prima versione per studiare il controllo del razzo in atmosfera. Solo che queste griglie subivano molto l'azione dell'attrito dell'atmosfera, quindi si danneggiavano molto ed dovevano essere sostituite dopo solamente un lancio. Ora SpaceX è passato ad utilizzare le griglie in titanio. Per realizzarle hanno dovuto costruire un macchinario ed è il più grande al mondo che riesce a creare queste griglie con un'unica colata. Anche a livello di costruzione, SpaceX ha dovuto lavorare per implementare queste componenti. Oltre alle griglie, poi ci sono le gambe di atterraggio, senza cui il razzo non potrebbe rientrare. E E quello anche l'abbiamo questo. visto anche nel rientro, che è spettacolare praticamente in quella sorta di piccola portaerei in mezzo all'acqua, in mezzo all'oceano, dove rientra con quando apre queste appunto piccole zampe. E penso che sia a livello tecnologico e ingegneristico all'avanguardia, super all'avanguardia anzi. Il brutto è che da quelle immagini non ci si rende conto delle dimensioni perché l'area di atterraggio di quelle chiatte sono circa 50 metri per 90 metri ed il razzo, il primo stadio, diciamo, che rientra è alto circa 40 metri. Tutto il Falcon 9 è alto all'incirca sui 70 metri. E per quanto riguarda poi le gambe di atterraggio, anche queste, come dicevo, sono state modificate. Inizialmente le gambe di atterraggio erano progettate per aprirsi, bloccarsi completamente e poi per essere richiuse gli operai dovevano smontarle. Ora invece il meccanismo è stato modificato e le gambe possono essere richiuse per velocizzare le operazioni di recupero.
Un'altra caratteristica infatti delle Falcon 9 è che può essere recuperato molto velocemente. Abbiamo visto un booster riutilizzato dopo solo 27 giorni dalla precedente missione, quindi sono razzi che possono essere recuperati e riutilizzati molto velocemente. Abbiamo detto che il Falcon 9 può essere recuperato e riutilizzato fino a 10 volte, ma questo era un limite che si erano dati gli ingegneri all'inizio dello sviluppo del Block 5. Ora che hanno raggiunto veramente i 10 voli, possono studiare l'usura di questo booster e probabilmente saranno divertenti da seguire le prossime missioni, perché questo Falcon 9 verrà riutilizzato anche molte altre volte. Bisognerà seguire cosa farà SpaceX e cosa deciderà di fare SpaceX. Bene, grazie Andrea. Grazie a voi. Come sempre, SpaceX è super interessante, quindi cercheremo sempre di tornare a parlare di queste curiosità e del mondo di Elon Musk. Quindi, se vi è piaciuto questo video, fate un like e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!